Bene, eh, ringrazio Giorgio per, questa, per questo invito, spero di essere utile perché devo dire che eh, a fronte di quello che ho sentito il mio intervento è nella migliore delle ipotesi complementare. Io non tratto eh, appunto il problema del cancro, eh, come diceva adesso il collega, eh, per i bambini già nati, anzi eh, essenzialmente come vedrete cerco di... Spostare l'attenzione da un modello di cancerogenesi tradizionale legato essenzialmente al DNA, alla logica delle mutazioni stocastiche che si vanno accumulando, perché ancora così il 99,9% dei nostri colleghi oncologi, anche purtroppo oncologi pediatri e molti genetisti e biologi molecolari, considerano il cancro come un incidente genetico, legato appunto al fatto che il DNA non sempre ha dei meccanismi di riparazione sufficientemente efficaci, guardate un po' il discorso per esempio della genetica predittiva del BRCA1, del BRCA2 che ha portato al dramma di Angelina Jolie e di conseguenza al mega dramma di migliaia di donne che hanno fatto la mastectomia, è proprio una visione cieca questa, l'idea che nel DNA ci siano dei, dei punti più o meno fragili che creano una predisposizione, ha un senso, ma come vedremo ha un senso molto minore di come si pensa. Quindi il discorso che adesso faremo insieme il più rapidamente possibile è un discorso essenzialmente, io vorrei dire, speculare o complementare. Abbiamo lavorato con questo grande personaggio che non so se avete conosciuto, è stato a mio parere il più grande oncologo sperimentale eh, d'Europa sicuramente, Renzo Tomatis, io ho cominciato a lavorare con lui tanti anni fa. Su questa tematica si può ancora pensare che il cancro sia un incidente genetico, si può ancora pensare che nel DNA ci siano polimorfismi e mutazioni così importanti da determinare non solo una predisposizione più o meno vaga, ma addirittura da determinare L'insorgenza di una neoplasia, ovvero c'è qualcosa d'altro. Allora, come vedete, il titolo è Transplacental and Transgenerational Origin of Cancer. Il, can il cancro, secondo noi già da tanti anni, è più l'effetto di qualcosa che avviene in utero, paradossalmente, qualcosa che determina un'alterazione del fetal programming. Questo però lo affronteremo insieme oggi proprio per darvi un'idea, non so se alcuni hanno già sentito questo, questa tipo di relazione che il DNA non va più considerato come la molecola in cui c'è la programmazione del nostro fenotipo, per cui andiamo a cercare nel DNA eh, come in parte ancora si, si pensa quei polimorfismi e quelle mutazioni fondamentali per determinare la nostra salute. Il genoma in ogni cellula è diverso, il genoma ha un suo software, l'epigenoma, visto che ho sentito parlare, è tutta la mattina che parliamo di epigenoma, ma definiamolo, l'epigenoma è un software se vogliamo molecolare, che in ogni cellula del nostro organismo è diverso, ed è diverso sulla base delle informazioni che gli diamo. Quindi è una modalità molto diversa di considerare quello che è il nostro fenotipo, il nostro organismo, fisiologico e patologico, che non è per nulla il prodotto di un programma genetico più o meno corretto, più o meno alterato, è il programma di quello che avviene nella prima fase della vita essenzialmente, cioè nei primi mille giorni, e che determina la costruzione di questo sistema. Ho chiesto a Giorgio di parlare di questo perché lui mi aveva in effetti chiesto di fare ancora una volta l'introduzione all'epigenetica molecolare sistemica, io l'ho già fatto un po' di volte e anche in questo contesto, non sapevo se magari mi sarei trovato di fronte alle stesse persone, ma soprattutto perché in 30-40 minuti non, non è possibile fare l'epigenetica, a mio parere l'introduzione all'epigenetica in quanto tale, perché è, un è una tematica talmente complessa che richiederebbe veramente molto più tempo. Allora io ho pensato di limitarmi a questo anche perché qualche giorno fa, ed è stato un evento a mio parere significativo in questo Paese, siamo stati in Parlamento per una volta, misteriosamente, non so come mai è andata così, ci siamo trovati l'aula del Parlamento piena di politici, di giornalisti, di medici, di ricercatori c'era cioè il direttore del CNR, c'era cioè il direttore del CONI io non lo so se sta, il presidente del CONI se sta cambiando qualcosa perché noi sono vent'anni che diciamo queste cose è la prima volta che ci siamo trovati di fronte a un'area del Parlamento completamente piena e dopo una serie di echi anche sui giornali per cui forse finalmente ci si rende conto che sta veramente cambiando l'epidemiologia del cancro voi sapete che una persona su due fa un cancro? Voi sapete che soprattutto il cancro non aumenta negli anziani, non aumenta negli adulti, aumenta nei giovani, aumenta nei bambini. Sapete che il maggiore aumento ce l'abbiamo nel primo anno di età. Non si può spiegare tutto questo col vecchio modello. Il vecchio modello è quello del DNA, delle mutazioni del DNA. Non esiste un aumento di questo tipo, non solo, l'aumento non è solo quantitativo, l'aumento è qualitativo. Non aumenta la leucemia common, la linfoblastica, diciamo, che è l'unica che riusciamo in qualche modo a curare. Aumentano i neuroblastomi, i rhabdomiosarcomi, i linfomi nei bambini. Fino alla settimana scorsa ho avuto due telefonate, un linfoma di Barkett e un linfoma di Hodgkin. Ma chi sentiva con questo ritmo un aumento di tumori della prima infanzia? Qualcosa sta succedendo. Lancet, come adesso vedremo. Lancet Oncology qualche giorno fa, 20 giorni fa, ha tirato fuori l'ennesimo punto della situazione che in Italia non si sa perché viene ancora negata da una parte almeno dei nostri colleghi, e cioè che l'aumento è veramente significativo e continuo. Allora adesso vediamo un po' insieme rapidamente di correre attraverso queste slide. Vi parlavo di Renzo Tomatis, tutto è cominciato con lui, non solo nella mia... Esperienza, Renzo, nel 1979, non forse, un sì, 1979, sulle monografie del National Cancer Institute, quindi voglio dire, sul giornale più importante soprattutto in quel periodo al mondo, scrive questo articolo fondamentale prenatal exposure to carcinogens and its effect on subsequent generations. Non si parlava di epigenetica nel 1979, non si parlava neanche dell'aumento dei tumori infantili. Lui si era re resa conto, c'era quella vera e propria epidemia da carcinomi eh, vaginali delle bambine negli Stati Uniti, c'erano stati vari casi di un tumore prima rarissimo, si era chiesto ma cosa sta succedendo a queste bambine di 12 anni? aveva esposto i topini in laboratorio allo stesso diciamo, farmaco, che poi in realtà è un interferente endocrino, che si chiamava dietilstilbestrolo, che era stato dato alle donne in gravidanza, si era reso conto che nei topini succedeva la stessa cosa. 1979, cosa significa questo? Prima di tutto si era reso conto che il cancro non è per niente il prodotto di mutazioni stocastiche del DNA. Si era reso conto che nel topino e nell'uomo succede la stessa cosa, quindi si tratta di processi che hanno una radice nella filogenesi. Si era reso conto che il cancro non è quello di cui si diceva, non è un incidente genetico, è qualcosa che avviene nei tessuti perché qualcosa li sprogramma e che questo avveniva da una generazione all'altra. Non era la donna esposta che aveva l'adenocarcinoma, erano le figlie. Quindi che cosa trasmetteva la donna e in che modo? Era lo sperma, era, era l'ovulo, era lo sperma del padre, era qualcosa che era intaccato, visto che voi studiate questo. Sta succedendo qualcosa che può essere trasmessa da una generazione all'altra? Secondo lui sì. Ora capite che è una cosa clamorosa questa 40 anni fa non se ne parla ancora, dopo 40 anni quello che vi diceva poco fa Pier Mario Biava perché cambi un paradigma devono morire tutti quelli che hanno fondato il proprio potere sul vecchio paradigma è così, questa del cancro, del cancro dell'infanzia forse l'esempio più estremo ma l'altro è anche il disturbo del neurosviluppo che stanno dilagando e si continua a negare perché si continua a pensare che l'autismo o la schizofrenia sono su basi genetiche, lo leggete ovunque non è vero, è assolutamente non vero allora, vediamo un po' da dove siamo partiti nel 2013, quindi ancora una volta... Qualche anno fa su epidemiologia e prevenzione Terracini mi aveva chiesto di fare il punto a partire dagli studi che hanno fatto con Renzo Tomatis e quello che avevo sottolineato è questo, il cancro sta aumentando negli anziani, no, sta aumentando nei giovani, il cancro sta aumentando nelle sue forme tradizionali, carcinoma del polmone, carcinoma mammario, sì e no, il carcinoma del polmone è un po' regredito, il carcinoma mammario continua ad aumentare ma soprattutto aumentano tumori rari. Il colon cancer, il carcinoma del colon retto, era un tumore raro 30 anni fa, è diventato il primo b-killer in Italia per i maschi e il secondo in assoluto insieme al carcinoma mammario. Come lo si spiega col vecchio DNA? Intendo DNA dei polimorfismi e delle mutazioni? Io questo lo sottolineo perché vorrei che ci rendessimo conto che il DNA è solo un database e che questa storia dei polimorfismi e delle mutazioni dobbiamo cominciare un po' a sottovalutarla rispetto a come... perché se no questa storia dei test genetici predittivi, bilioni di dollari investiti in questa roba, servono pochissimo. Il BRCA1, che è il gene che ha maggior penetranza, chiamiamolo così per usare il vecchio termine, ma c'è nel carcinoma mammario la mutazione del BRCA1 nel 2% 3% dei casi, nel 97% non c'è. Quindi questa cosa, bisogna cominciare a rendercene conto, l'aumento per esempio nei paesi del terzo mondo è ancora maggiore che da noi, cosiddetto terzo mondo, insomma chiamiamolo ancora così. Se noi andiamo a vedere nell'infanzia l'aumento è lentamente continuo, ma lentamente continuo parliamo di 1-2% ogni anno. 1-2% significa che in 25 anni c'è stato il 50% di aumento di tumori infantili e non dove ci si poteva aspettare. È diventata la prima causa di morte tra i, tra i bambini, ecco perché finalmente sembrerebbe che c'è un interesse, non c'è un interesse perché non è vero, però c'è il bisogno da parte della politica di non negare tutto questo, non c'era un solo oncologo che io conos conoscessi in Parlamento l'altro giorno, c'era qualche medico, c'erano alcuni ricercatori, io non ho visto nessun oncologo di quelli che conosco che è venuto a questo incontro. E così, non c'è l'interesse perché si continua a pensare che il cancro, essendo un incidente, va curato, non va prevenuto, non va. Eh, il capire a che cosa è dovuto, sì, vabbè, ma se ne devono occupare altri, io sono l'oncologo, devo fare protocolli di terapia. Allora, questo non è possibile continuare a ragionare così, il cancro nei bambini è qualcosa di diverso rispetto al cancro degli adulti, non colpisce il, per intenderci gli epiteli, non sono carcinomi in generale, sono i tessuti che hanno di per sé dei ritmi di proliferazione e differenziazione diversi, sono per esempio la leucemia e i linfomi, quindi di fatto onco... Eh, diciamo oncoematologici, anche se in realtà è interessato l'intero sistema immunocompetente, e poi sono in buona parte gli altri, sono eh, tumori da residui embrionari, per esempio il Wilms, per esempio il neuroblastoma, quindi nascono da, da bozzi embrionari che in qualche modo vengono disturbati. Questo è il più grande studio europeo di ricerca sul cancro degli ultimi 25 anni, lo ha fatto la IARC e guardate dove è l'aumento. Da qui sono nati poi i nostri, diciamo, le nostre riflessioni di questi ultimi 15 anni. Nel 2004 l'Anset viene fuori con i primi dati e i dati che ci hanno veramente colpito, Renzo era ancora in vita, erano questi. Cioè, che cosa sta succedendo qui nel primo anno di vita? Come mai? Sono concentrati lì gli aumenti maggiori. In Italia addirittura si è parlato negli anni successivi a questo articolo di un aumento del 2-3% nel primo anno di vita, ogni anno. Allora, evidentemente, altro che mutazioni stocastiche, altro che accumulo di mutazioni stocastiche, cosa sta succedendo nel feto? Cosa sta succedendo nei gameti? perché è da lì che bisogna partire. Quindi bisogna anche cercare di capire i dati più eh, nel sul 2004 vi dicevo viene fuori l'articolo di Lancet dopo un anno e mezzo due sull'European Journal of Cancer vengono fuori i dati più chiari in cui veramente quello che ci stupisce ulteriormente è che aumentare sono tumori rari, linfomi, vedete qua, tumori del sistema nervoso centrale, neuroblastomi a questo punto perché questo studio è stato fondamentale? Prima di tutto perché riguarda 63 registri di tumori in 19 paesi europei. Si tratta di almeno 130.000 casi di cancro, parlo del 2004, quindi stiamo parlando di uno studio enorme, 20 anni di osservazione, quindi capite che sono proprio i dati, perché gli studi epidemiologici, voi sapete bene che ce ne sono migliaia, molto spesso sono studi che hanno un valore zero per il numero degli osservati, per come sono costruite le due corti che vengono paragonate, lo sapete com'è facile costruire uno studio epidemiologico che non dice niente. Come si fa? Guardate il più grande studio della IARC sui campi elettromagnetici, Interphone. Come è stato costruito? È stato costruito per non trovare nulla, perché basta mettere le due coorti, i cosiddetti esposti e non esposti, e mettere tra gli esposti gente che ha il telefonino e che praticamente non lo usa, per non trovare nulla. Se volete capire gli effetti dei campi elettromagnetici, se vi interessa, finalmente ci hanno pubblicato uno studio su questo. Hardel, che è il nostro collega svedese epidemiologo che sta studiando, cosa ha fatto? Ha piazzato da un lato i grandi esposti, che sono quelli che lo usano da 10-15 anni almeno per almeno un'ora al giorno, e dall'altro quelli che lo usano 10 minuti al giorno. Capite che lì la differenza la vedete? Ma se voi mettete tra gli esposti quelli che hanno il cellulare non significa nulla. Se voi non verificate l'omolateralità, noi di solito lo usiamo sempre da un lato, se voi vi dimenticate il cordless, ecco lo studio Interfon aveva questi bias. Quindi, era un studio fatto per dire che non, non c'erano rischi. Chi l'aveva finanziato questo studio? La Samsung, cioè voglio dire, le grandi eh, corporation. Ora, si può permettere che la IARC faccia uno studio di queste dimensioni e che lo finanziano le, le corporation? Quasi tutta la ricerca viene fatta così oggi. Quattro anni fa, il direttore di Lancet, Horton, ha dichiarato che almeno il 50% degli studi che vengono pubblicati su Nature, su Science, su Lancet, sono pagati dalle corporation. E come andare dall'oster e dirgli ma com'è il tuo vino? Cioè, quindi siamo in questa situazione, ognuno di noi, dico, io spero di esservi utile anche se il mio, eh, la mia relazione come vedete non è molto pratica, è proprio un quadro generale su quello che sta succedendo, ma almeno utile nel senso di capire come è difficile oggi orientarsi in questa letteratura letteralmente truccata diciamo così. Perché è importante anche? Perché nello stesso momento non sono aumentati in questi 30 anni soltanto i tumori infantili, sono aumentati i disturbi del neurosviluppo, le patologie neurodegenerative, le patologie endocrino-metaboliche, l'obesità, il diabete secondo, le malattie diciamo allergiche e autoimmuni, con tutti i meccanismi patogenetici, per come li studiamo. Ho sentito le, le belle relazioni di stamattina, ma quelli sono i meccanismi patogenetici finali. L'obesità non nasce da. Problemi metabolici dell'individuo. L'obesità è il prodotto dell'esposizione dei genitori o addirittura dei nonni a una serie di schifezze. Se sta dilagando, se siamo passati da grossomodo un 7-8% negli Stati Uniti a 35% di obesi, l'obesità non è il sovrappeso. L'obesità è un'endocrinopatia sistemica in cui l'ipotalamo, l'ipofisi surrene, il tessuto adiposo e il tessuto muscolare non funzionano come dovrebbero. È già nato il bambino per essere obeso, ha cioè già grossomodo due o tre volte più adipociti di quelli che dovrebbe avere. È importante curarlo, seguire diagnosticamente quello che sta succedendo. Ma in realtà quello che dobbiamo fare è capire quello che sta succedendo a livello collettivo per produrre questo tipo di mostri. Scusate se lo dico, 560 kg, tre anni fa è morta una persona negli Stati Uniti, avete visto questa foto? 560 kg. Questo poveraccio non si muoveva dal letto da una vita. Un bambino fotografato, ce le ho queste foto se poi le faccio vedere in un'altra presentazione che ho fatto vedere l'altro giorno, un bambino di 28 kg a 9 mesi, ma <ride> capite cosa significa? Ora tutto questo non è il DNA, non è il DNA che improvvisamente è impazzito e non è neanche lo stile di vita, non è la dieta, non basta fare test diagnostici per capire che il suo metabolismo è alterato, quel bambino è sprogrammato dall'utero è sprogrammato già nei gameti di, di chi lo ha messo al mondo. Quindi è lì che dobbiamo intervenire se vogliamo evitare che tutto questo diventi un dramma, uno tsunami di patologie croniche, degenerative, infiammatorie e tumorali. Allora, se tutto questo è vero, l'aumento nel primo anno è di otto volte i casi attesi, cioè noi ci aspettavamo un, un piccolo aumento, otto volte tale nel primo anno di vita. Se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo, ecco lo studio di cui vi dicevo, vedete, settembre 2018, questo è l'ultimo dato dell'ANSET Oncology. A questo punto, e lo sapete perché è importante, perché noi sono dieci anni da quegli studi che abbiamo cominciato con Renzo Tomatis, che continuiamo a scrivere queste cose, vi assicuro che in Italia, come in altri paesi, c'è la continua negazione dei dati, si continua a dire che è legato alla nostra capacità diagnostica migliore. Invece i dati continuano ad aumentare con una frequenza incessante, adesso sono aumentati i linfomi, i tumori del, del sistema nervoso centrale e adesso cominciano a ad aumentare anche le leucemie, che tutto sommato non erano aumentate negli anni 2000-2004, nel, diciamo nella prima corte. Quindi di fatto l'aumento c'è, è continuo, è persistente in una patologia che non può essere più spiegata allo stesso modo. Cioè non è possibile ancora continuare a spiegarla come una una patologia da, 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 da mutazioni del DNA. Questo finalmente ha portato, eh, anche per chi sta lavorando su questo, a poterle pubblicare questa cosa. Questo è stato pubblicato due mesi fa, come vedete il titolo è abbastanza chiaro, Environmental Carcinogenesis and Transgenerational Transmission of Carcinogenic Risk. Cioè l'epigenetica spiega, non la genetica, la trasmissione transgenerazionale del rischio di, ca di cancerogenesi nelle aree in cui c'è diffusione di tutta una serie di agenti che vanno a disturbare la formazione, la programmazione, io vorrei che oggi per esempio la parola non è venuta fuori, non è l'espressione del DNA, è la programmazione del DNA che è disturbata, è diverso. L'epigenetica sistemica è il programming fetale viene disturbato, quindi non è solo l'espressione, è il modo in cui nel feto i tessuti e gli organi vengono programmati su base epigenetica, sulla base delle informazioni che ricevono che il feto riceve attraverso la madre. Quindi il programming è più importante in un certo senso per questo tipo di patologie. Allora se il vecchio modello del cancro è questo, mutazioni stocastiche del DNA, sono le cellule staminali e le cellule embrionarie quelle che dobbiamo andare a studiare, perché le cellule staminali e le cellule embrionarie sono quelle epigeneticamente più plastiche. Vedremo che nel modello che vi sto più o meno proponendo. Questo è fondamentale e adesso cominciamo in qualche modo a seguirlo questo modello. Dove nasce tutto questo? Questo ve lo dico molto rapidamente, e fa parte un po' del discorso che faceva Biava stamattina. Nasce da, almeno nella nostra memoria da questi studi, da questo primo articolo almeno significativo. Questo è Kuhn. Vi ricordate che poco fa Pier Mario eh, vi ricordava Thomas Kuhn? Eh, cosa scrive Adam Wilkins, grande biologo molecolare su Bioessays nel 1997, quindi più di vent'anni fa? Dice: Abbiamo sbagliato tutto perché la fisica teorica ha fatto la sua rivoluzione e noi non riusciamo perché noi abbiamo ancora dei dogmi uno di questi è il dogma del DNA Richard Stroman che è un grande biologo molecolare scrive su Nature Biotechnology sempre 1997, pochi mesi dopo l'articolo di Adam Wilkins e gli risponde certo noi continuiamo a considerare il DNA come una sorta di programma genetico da cui tutto deriva, RNA messaggero, proteine l'informazione secondo questo schema va in una direzione sola, tranne alcune eccezioni che sono la, la trascrittasi inversa, per intenderci. No, questo era quello che ci insegnano ancora in buona parte. L'informazione va in questa direzione, but never backwards. È assolutamente falso questo schema, perché lo schema fa vedere come avviene quel piccolo passaggio DNA-RNA-proteine. Si dimentica che il 98% del DNA non produce proteine. Il 98% del, del DNA è in buona parte DNA che serve a regolare l'espressione e la programmazione del genoma, in buona parte sono retrotrasposoni, quindi sono retrovirus acquisiti dal genoma negli anni che formano il 48% del nostro DNA e serve a regolarlo, e in buona parte produce casomai RNA minori, i cosiddetti microRNA, i piccoli RNA che non sono produttori di proteine ma che servono a fare continua ingegneria genetica. Ora capite che non è solo un problema di cancro, tutte queste patologie che stanno aumentando aumentano perché la regolazione dell'espressione e della programmazione del genoma è disturbata ed è disturbata all'inizio della vita. È lì che dobbiamo lavorare. È vero che è importante seguire i nostri pazienti, io non lo metto in dubbio, ma se noi non andiamo a interferire sui gameti, sulla donna, sulle... Diciamo sul periodo fondamentale della nostra vita, che sono i primi mille giorni, noi non abbiamo fatto quello che dobbiamo fare perché continueranno ad aumentare le patologie. Magari le cureremo meglio, però continueranno ad aumentare. Quindi, maggiore attenzione in quello che è un genoma complesso. Ancora una volta, questa è se vogliamo un'immagine significativa, sempre Stroman. In fact, genes need to be told to switch off and on. I geni non lavorano da soli. I geni hanno bisogno che gli arrivi la corretta informazione per lavorare. Se gli diamo informazione sbagliata, se gli diamo alla madre, per esempio, un'alimentazione sbagliata, o se la madre esce di casa e respira benzene, al feto arrivano informazioni sbagliate. Il feto non fa altro che programmare le sue cellule, i suoi tessuti in maniera diversa, reattiva, difensiva, adattativa. Questo lo ha fatto per milioni di anni. Noi, la differenza è che per milioni di anni noi, in quanto primati, abbiamo respirato ossigeno, idrogeno, anidride carbonica. Adesso respiriamo anche benzene, particolato ultrafine e metalli pesanti. Quindi ci programmiamo sulla base di quello che ci arriva. Se noi non riusciamo a sta roba, è inutile, non dico inutile curarci. Ma non serve a ridurre questo tipo di, 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 di situazione, noi dobbiamo lavorare per ridurla, quindi dobbiamo fare in modo che queste informazioni, quindi l'ambiente cambi, ma soprattutto l'ambiente nei primi mille giorni di vita. Dobbiamo fare in modo, e questi sono i cambiamenti epigenetici più importanti, che non venga disturbato quello che Jim Shapiro chiamava natural genetic engineering, cioè la capacità del genoma di programmarsi. Nella, in maniera individuale sulla base delle informazioni che arrivano, ecco qua, Jim Shapiro, Natural Genetic Engineering, Jim Shapiro è uno dei maggiori genetisti al mondo, se volete un consiglio per gli acquisti, guardate su Amazon il libro Evolution, Shapiro, James Shapiro, lo trovate, non è stato tradotto in Italia, però è un libro fantastico, costa 11 euro o 12 euro, allora, di fatto, vista così, come ce lo dobbiamo immaginare questo mistero che è il genoma umano, come il genoma di tutti, tutte le specie che ci hanno precedute, è come un sistema incredibilmente complesso in cui le metilazioni del DNA, gli stoni, eccetera, sono importanti, ma sono importanti in un contesto sistemico. La singola variazione, il singolo polimorfismo, la singola marcatura, sì, ci possono servire in qualche modo per meglio chiarire un quadro, ma non è questo il problema. Il problema è che il DNA è formato così: l'1% fa le proteine. Sono polimorfici questi geni? Sì, sono polimorfici, ma conta? Sì, ma pochissimo. Quello che conta davvero è che il 48% è costituito da sequenze mobili. Queste si muovono continuamente in ogni cellula del nostro organismo, ogni giorno della nostra vita e vengono a programmare il modo in cui l'intero sistema è regolato. I microRNA fanno l'altra la, parte, questi sono le due componenti fondamentali del genoma. Dove è stato l'errore? L'errore è stato, progetto genoma, non è che è stato un fallimento, è stato basato su un concetto sbagliato. Il concetto sbagliato è che era il gene era il cuore del DNA, il gene non è il cuore del DNA, il gene costituisce l'1,5% della sequenza, serve a fare le proteine, tutto il resto regola la sua espressione, la sua programmazione, eccetera. Il 98,5% che praticamente è quasi inconoscibile in ogni individuo è la parte fondamentale. Allora come lo si studia? In maniera indiretta si deve capire che il problema è un altro. Qual è il mistero? Il mistero non è questa sequenza. Non basta studiare questa sequenza qui, è capire perché ogni millisecondo, in ogni cellula che compone il nostro organismo, e sono trilioni di cellule, in ogni cellula si apre ogni millisecondo questo pezzetto qui per fare i microRNA. E in parte l'RNA messaggero e quindi le proteine che servono non solo alla singola cellula, ma al tessuto, all'organo, all'intero organismo. Questo è il mistero. Quindi l'informazione viene dall'esterno e dice a quella cellula, apri il tuo genoma in questo pezzo, due metri di DNA che sono iperavvolti in questo modo a formare i cromosomi, si devono aprire esattamente nel punto in cui serve che venga prodotta qualcosa. Allora questo è epigenetica. Se uno si chiede che cos'è l'epigenetica, Giorgio ogni volta diciamo, cerchiamo di definirla, è questo misterioso complesso di migliaia di molecole che ruotano attorno al DNA e gli dicono dove si deve aprire, dove si deve chiudere, capite la complessità, come lo si può studiare, semplicemente andando a vedere come questa regolazione complessa in cui i, i fattori ambientali vanno sul genoma e gli dicono cosa deve fare, va a toccare poi alcuni punti in ogni cellula, che sono per esempio le code istoniche, e le va a marcare. Andiamo a vedere che come ce lo possiamo immaginare, se voi vedete sui libri, ancora si legge. Gli stoni sono lo scheletro del DNA, è vero? Gli stoni sono molto più dello scheletro del DNA perché il core dell'istone forma lo scheletro attorno a cui il DNA è avvolto. Ma le cosiddette code istoniche sono come dei sensori molto sensibili e molto complessi che sono costituiti in buona parte da proteine basiche. Vedete la lisina, per esempio, forse è quella più rappresentata. Questi aminoacidi vengono continuamente marcati, per esempio da gruppi acetilici, fosforici o metilici, sulla base delle informazioni che arrivano, cioè da quello che mangiamo, da quello che beviamo, ma soprattutto da quello che mangiavano i nostri genitori. Allora che cosa avviene? Avviene che noi abbiamo respirato, dicevamo prima, ossigeno, azoto, anidride carbonica per milioni di anni, noi respiriamo benzene quando arriva il benzene non si acetila la lisina in posizione 9 o in posizione 27, viene metilata. Quindi si chiude quel pezzetto e comincia a dire al gene, dopo un po', chiuditi. E quando si chiude il gene, si chiude perché viene metilato un gene. Oggi si parlava delle metilazioni del DNA. Non viene metilato un gene a caso vengono metilati prima in ogni organismo, stressato, e lo siamo tutti, stressato nel senso di continuamente bombardato da informazioni sbagliate, se vogliamo definire lo stress molecolare è questo, viene a essere metilato prima il gene che controlla la proliferazione cellulare, l'apoptosi, la, quindi la morte cellulare programmata, il sistema, il ciclo cellulare di cui si parlava poco fa, non funziona più, viene bloccato, viene metilato, non perché è impazzito il, geno il genoma. Non perché il DNA sbaglia, ma perché il DNA si difende. Quindi cerca di adattarsi a delle condizioni nuove ambientali. Se quelle sono pericolose, il DNA deve chiudersi. Capite qual è il problema? Quindi sono tutte queste patologie che stanno dilagando, sono patologie difensive, adattative, sono reattive. Sono il genoma che cerca di usare il proprio software e gli, e gli RNA minori che non sono per niente. Gli interferenti della trascrizione dell'espressione genica. Gli RNA minori sono la gran parte del prodotto codificato da un genoma perché servono, come diceva Shapiro, a ingegnerizzarlo. Allora in un sistema di questo tipo tutte le informazioni che arrivano, che siano molecole chimiche, che siano radiazioni, che siano campi elettromagnetici, campi elettromagnetici probabilmente hanno una, un ruolo fondamentale. Perché? Perché noi siamo, eh, siamo in qualche modo soprattutto l'embrione e il feto, il prodotto di campi morfogenetici endogeni, che sono campi elettromagnetici. Quindi i campi elettromagnetici esterni vanno a turbare i campi elettromagnetici interni, che sono quelli che determinano la forma dei tessuti e degli organi. Quindi se lo studiamo così capite che è estremamente diverso, perché questi enzimi che ruotano attorno al DNA e vanno a marcare i punti, vengono continuamente ingannati dalle piccole quantità degli inquinanti. Non sono le grandi quantità quelle che in certo senso danneggiano il sistema, sono le piccole quantità che noi quotidianamente introduciamo che vanno a dire al genoma: cambia il tuo software. Quindi, nel medio-lungo termine, le piccole quantità sono quasi più pericolose delle grandi. Questo cambia la tossicologia, cambia l'epidemiologia, cambia il modo di valutare l'intero sistema. Se è vero così, capite perché gli studi di epigenetica negli ultimi dieci anni sono cresciuti in questo modo. Mettete la parola epigenetics su PubMed e capite quanto c'è di lavoro per ora interpretativo essenzialmente su questo mistero. Se voi mettete Cancer and Genomics, Cancer and Epigenetics, vedete la stessa cosa: autism and, and, and epigenetics, microbiome. Perché come è stato visto, il, il microbioma che cos'è? Non il microbiota, il microbioma. Sono 3 milioni di sequenze geniche che producono. Proteine segnale, quindi è il più potente modulatore epigenetico dei primi due anni di vita, c'è già nella placenta, è lì che va studiato. È vero che è importante studiare il nostro microbioma a 30 anni, a 40 anni, sì, per curare una malattia, forse prima o poi lo, lo, lo capiremo meglio, ma il microbioma fondamentale è quello della placenta e dei primi due anni di vita, perché programma o sprogramma i tessuti. E' se è lo stesso discorso, se voi mettete endocrine disruptors, trovate lo stesso tipo di andamento, tutti gli studi che abbiamo visto adesso, vedete che la crescita è tutta uguale, epigenetics, cancer and epigenomics, autism, microbioma, e, 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 perché interferenti endocrini? Perché sempre, guardate la data, è sempre interessante, 1997, vi ricordate i due primi articoli, quelli di Adam Wilkins e quelli di Stroman, hanno aperto un file... Di colpo tutti hanno cominciato a lavorare su questo. Perché gli interferenti endocrini? Perché sono i più potenti perturbatori del sistema epigenetico di cui stiamo parlando. Li chiamiamo interferenti endocrini, non è corretto, sono interferenti epigenetici. Nel feto non c'è il sistema endocrino, quindi sono dei pseudomorfogeni, agiscono sulla differenziazione cellulare. Cosa significa? Che hanno potenza mille volte superiore nel feto e nel bambino piccolo, perché è lì dove si sta programmando l'intero l'intero tessuto, l'intero sistema. Allora a questo punto ci vuole un cambiamento totale di paradigma. Io ogni volta cerco di, di illustrarlo con questa slide che è una delle più brutte che avete mai visto, l'unica giustificazione ha che mette insieme un, in sintesi quello che stiamo dicendo. Non è la, genotica, la genetica lineare quella che ci aiuta, è l'epigenetica, cioè il modo di interpretare le informazioni che vengono dall'ambiente che vanno in qualche modo a modulare o meglio a indurre il software a modularsi soprattutto nella prima fase della vita, ecco cosa significa fetal programming. Fetal programming significa il feto è in grado di programmarsi per tutta la vita sulla base delle informazioni che gli arrivano attraverso la madre. Quindi, a quel punto, o noi capiamo che l'epigenetica è essenzialmente studio del fetal programming. Nel periodo di massima plasticità e che la gran parte delle patologie di cui stiamo parlando sono patologie da sprogrammazione dei primi mesi di vita, se noi non agiamo là, noi possiamo seguire al meglio possibile i malati, ma non potremo evitare lo tsunami di patologie infiammatorie, croniche degenerative e tumorali. Quindi l'intera transizione epidemiologica in atto è il programma di un disturbo epigenetico della programmazione dei tessuti che avviene nei primi mesi e anni di vita. Se vogliamo agire, il modello è quello della developmental origin of health and disease, cioè del, della teoria, che ormai è più che una teoria, di, di come le patologie che stanno aumentando nel mondo sono il prodotto di questa sprogrammazione. Non c'è cambiamento del nostro fenotipo che non sia indotta dall'ambiente, che non sia modulata dall'epigenoma, che non sia condizionata dal DNA. Il DNA soltanto condiziona può dare delle predisposizioni, ci sono dei polimorfismi enzimatici, ma dà le predisposizioni, ma se non arriva l'informazione e non viene modulata dal software, eh, rimane lettera morta. L'intero sistema si programma sulla base delle informazioni che arrivano qua, cioè al momento in cui il feto si sta programmando in modo predittivo e adattativo sulla base de, delle informazioni che riceve. Allora, su questa base, questo diventa il momento fondamentale che dovremo nei prossimi anni affrontare, perché... Che cos'è il nostro organismo? Cioè questo è un clone cellulare di trilioni di cellule che si sono programmate a partire da un'unica cellula, il DNA in tutte queste cellule rimane grossomodo lo stesso. La differenza enorme che c'è tra un linfocita e un neurone non è nel linfoblasto e nel neuroblasto, cioè nella cellula multipotente iniziale. Le due cellule, il linfoblasto e il neuroblasto, se noi lo vogliamo immaginare qua, All'inizio della differenziazione cellulare sono due cellule identiche. L'enorme differenza è nel tragitto che fanno perché il l'infoblasto va nel midollo o nel timo, viene a ricevere una serie di informazioni che sono poi gli antigeni self e non self, comincia a metilare la gran parte del genoma che non gli serve, attiva, per esempio, immaginiamo il tragitto dell'infocita B che diventa plasmacellula, attiva le sequenze sui cromosomi 2, 14 e 22 che servono a fare le catene leggere e pesanti. Quella è una cellula differenziata. Che cosa è avvenuto al neuroblasto? Ha fatto un cammino totalmente diverso dalle zone di neurogenesi. Sale verso la corteccia, riceve informazioni, ogni informazione che arriva attraverso la madre va sul neurone e gli dice spina dendritica, dendrite, collegamento, rete neuronale. Alla nascita un neonato ha 30 miliardi di, ne 30 miliardi di neuroni già collegati, ognuno da 2.500-3.000 sinapsi, sulla base dello stress materno-fetale sulla base delle informazioni che arrivano attraverso la madre in generale, sulla realtà, ecco che cos'è, il connettoma è più potente di qualsiasi genoma, allora cresce il disturbo di spettro autistico, ma crescono perché sta, stiamo disturbando nell'età fetale la programmazione di un mondo come il connettoma, il connettoma è infinitamente più potente per determinare ognuno di noi di qualsiasi genoma, D'accordo su questo, perché se siamo d'accordo su questo capiamo quanto è importante, diciamo, veramente l'epigenetica, la connettomica. Noi abbiamo due progetti, due programmi genetici, uno di base è il DNA, è il prodotto della filogenesi, è praticamente quasi uguale in tutti noi, dà qualche predisposizione, ma punto. Invece poi c'è un programma epigenetico, un programma Totalmente diverso in tutti noi, che è il prodotto dell'ontogenesi embriofetale, quindi dei primi mille giorni di vita e soprattutto dei primi, eh, dei primi nove mesi. In questo periodo si programma l'intero software e si programma l'intero connettoma. È qui che bisogna lavorare sempre di più. Ed è qui: questo è il primo congresso mondiale sulle patologie materno-fetali. Io ero stato invitato a parlare proprio di come stanno cambiando le programmazioni fetali e di come spiegano queste pandemie che stanno dilagando. Non è genoma, non è, se vogliamo neanche stile di vita, alimentazione, eccetera, è sicuramente epigenoma fetale. La placenta è un organo fondamentale, per esempio, la placenta non è l'organo filtro per la nutrizione del feto, anche, ma è l'organo in cui il feto, attraverso che si costruisce, sono un po' in ritardo forse, non lo so. È l'organo che il feto in buona parte si costruisce, è un organo costruito in buona parte dal feto stesso per andare a prendere informazioni dalla madre. Perché sta diventando sempre più infiammato e invasivo? Perché aumentano le prescente in Crete, a Crete e per Crete in tutto il mondo? Questa è un'altra domanda fondamentale, perché si sta perdendo la tolleranza materno-fetale o quantomeno disturbando che è un, un programma immunologico fondamentale perché il feto è un allotrapianto sul piano immunogenetico. Quindi stiamo disturbando addirittura un programma di tolleranza materno fetale che ha non 6 milioni di anni, ma 20 milioni di anni, nasce coi placentati è legato al fatto che il sincizio trofoblasto, guardate, è un organo prodotto da un retrovirus che si è inserito nel nostro genoma, per dare il significato ancora una volta molecolare, viene disturbato nella sua stessa operatività. E lo stesso discorso vale per la prematurità. Se in città come Taranto, nel quartiere Tamburi, abbiamo un aumento di placente in crete e a crete, se abbiamo un aumento di tumori e di autismo, e questo ovunque, io questo le ho fatto vedere in Martinica, lo sapete perché? Perché in Martinica è un'isoletta. Dell'Atlantico, un piccolo paradiso, sta aumentando il carcinoma della prostata, ha il record mondiale in Martinica. L'autismo sta aumentando a vista d'occhio perché continua a negarlo, ma perché c'è un unico interferente endocrino che si chiama Clordecon, che è stato usato nelle colonie, ovviamente dalle compagnie bananiere e sta dilagato per 30 anni, sta alterando tutti i gameti e lì bisognerebbe ovviamente andare a vedere, non te lo permettono ma comunque. La prematurità, guardate che è stata sottovalutata, perché anche la prematurità ha lo stesso problema di quello che abbiamo visto prima, cioè il fatto che il feto non riesca a stare lì nove mesi o che la madre non lo tolleri per nove mesi e aumentano un bambino su dieci oggi nasce prematuro e molti sono anche grandi prematuri. Quindi di fatto tutto questo ci ha permesso di chiedere un finanziamento al... Eh, Ministero della Salute che ci ha per ora finanziato un primo CCM per 485 mila euro che comincia adesso a settembre di quest'anno noi andremo a vedere quello che troviamo spettrometria di massa delle placente, faremo l'immunoistochimica, sappiamo già grossomodo quello che troveremo perché di fatto questa, la placenta è l'organo fondamentale per l'universo delle patologie croniche. Proprio perché è lì che si crea la disprogrammazione dell'intero sistema. Ecco, questo è il lavoro che c'è stato finanziato, il progetto finanziato: spettrometria di massa, immunoistochimica, epigenetica, mitocondria e metabolomica delle placenti. Faremo il, dal quartiere Tamburi. I bambini più esposti, poi vedremo quelli che nascono a 3 km sul mare e cercheremo di dimostrare la differenza. Allora queste pandemie che stanno dilagando vanno interpretate come pandemie epigenetiche, so, vanno mh, veramente studiate come sprogrammazione iniziale nei primi mille giorni di vita, stanno aumentando tutte queste patologie, è lì che dobbiamo agire. C'è una vera e propria transizione epidemiologica, tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali stanno aumentando, in particolare i tumori. L'aumento delle neoplasie infantili è solo un comparto, il più drammatico forse, di questa sprogrammazione che nasce in utero e che è legata a tutta una serie di fattori che ormai conosciamo. Noi lo possiamo documentare nella placenta, possiamo vedere, noi sappiamo già che un bambino su 100 nasce su, con una traslocazione preleucemica, uno su 100. La cosa interessante è che poi uno su 12.000 fa la leucemia. Allora, ci sono due modi di interpretarlo. Se voi leggete che cos'è una traslocazione, voi leggete ancora, paradossalmente, che la traslocazione è un'aberrazione cromosomica. Non è vero. La traslocazione non è un'aberrazione cromosomica, è una modalità difensiva del genoma. Che è assolutamente specifica, adesso vi faccio vedere anche sul piano molecolare. Questo forse è il punto più interessante di quello che stiamo facendo. Questo è l'ultimo articolo di Renzo Tomatis. Avevamo notato, sul, questo è sul, nel, negli annali dell'Accademia di New York: avevamo notato che nel primo anno questo aumento dei tumori è legato molto spesso a un unico gene che si chiama MLL1. Perché è importante? Perché è una metiltransferasi. Cioè è un gene che codifica per un enzima che sposta i gruppi metilici, capite? Quindi è un, è un gene che codifica per uno degli enzimi epigenetici più importanti, quindi altro che random gene changes, altro che, che, mole, che mutazioni stocastiche del DNA, capite? Perché poi alla fine sta, diventa quasi ridicolo parlare di stocastico. Se noi andiamo a vedere, questo è il più uno dei due, i due più famosi articoli della storia dell'oncologia: Fogelstein. Che dice che sono mutazioni stocastiche a carica di oncogeni e protooncogeni e di oncosoppressori. Col cavolo che sono mutazioni stocastiche. Queste mutazioni stocastiche, secondo Weinberg, questo è il più citato studio sul, sul, diciamo, di oncologia sperimentale. Il più citato cosa dice? Che le mutazioni stocastiche sono uguali al modellino darwiniano. Per cui noi abbiamo mutazioni stocastiche selezionate perché vantaggiose. È assolutamente falso, perché se noi andiamo a vedere nel cancro, queste mutazioni non sono per niente stocastiche, non è vero che danno caratteristiche come queste che sono la non necessità dei segnali di crescita, la insensibilità ai segnali di, 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 di stop, incapacità di andare in apoptosi, eh, tendenza a proliferare, eh, angiogenesi. Eh, Praticamente, capacità di costruirsi un sistema, eh, chiamiamolo vascolare. Queste non sono le caratteristiche base del cancro, lui li chiama come the hallmarks of cancer. Queste sono le caratteristiche di qualsiasi processo proliferativo. Andate a vedere un adenoma, un lipoma, C ha le stesse capacità, perché altrimenti andrebbe in necrosi, altrimenti morirebbe. Se non, capite? Non è vero. L'unica vera caratteristica del cancro è la capacità di dare metastasi. È legata a una mutazione? Assolutamente no. Questo è il cuore del discorso. Quello che abbiamo credo ormai dimostrato abbastanza ampiamente è che il carcinoma, di fatto il, la neoplasia in generale, è essenzialmente maligna nella misura in cui metastatizza e uccide, e lo è perché attiva un programma embrionario. Lo è perché non perché ha delle mutazioni, ma lo attiva perché mette in campo un programma tipico delle cellule embrionali che si chiama epitelial mesenchymal transition, che permette alle cellule dell'embrione di migrare negli altri, per andare a formare i vari tessuti. Allora, in poche parole, altro che bad luck, questo è un vergognoso articolo su Science del 2015, in cui si continua a dire che il cancro è legato a mutazioni stocastiche, scusate la parola che diventa quasi una vergogna, non è vero che esistano le cinque driver di cui parla Fogelstein, Se noi andiamo a vedere una linea cellulare di cancro, noi troviamo 27.000 mutazioni nel breast cancer, troviamo 22 nel neon cancer, per esempio 33.000 nello skin cancer, questo troviamo, cioè un genoma completamente anarchico. Che non è la causa del cancro, ma è il prodotto di anni di destabilizzazione progressiva: prima ipometilazione della sequenza, poi ipermetilazione dei geni oncosoppressori, niente di stocastico. Poi le prime mutazioni, tra cui le traslocazioni reattive, difensive, e alla fine quel numero pazzesco di mutazioni. Ora noi andiamo a cercare la proteina che vada a bloccarle, questa è la terapia del cancro, noi bombardiamo il tessuto come se fosse nemico, è assurdo, noi dobbiamo andare a capire che non è per niente un paradosso, il cancro non ha una ipometilazione, un'ipermetilazione dei ginocosoppressori per paradosso, ce l'ha per difendersi per difenderci in un certo senso. Se noi andiamo a vedere quello che veramente succede, noi troviamo una marea di modifiche epigenetiche prima che genetiche in laboratorio. Se noi andiamo a vedere nelle lesioni precancerose, la stessa cosa, noi le mutazioni le troviamo dopo, non sono la causa del cancro. E quando noi andiamo a vedere le traslocazioni, e vi dicevo l'esempio classico di una traslocazione che non è per niente un'aberrazione cromosomica, basta andare a Seveso. Che è piena di diossina ancora dopo 35-40 anni, noi andiamo a vedere, troviamo il doppio in media delle traslocazioni 14-18 che dovrebbero dare il linfoma e spesso non lo danno. Andiamo a vedere la stessa traslocazione la troviamo nei contadini che usano i pesticidi e soprattutto se noi andiamo a vedere sul piano molecolare che cos'è la traslocazione 14-18, non è per niente un'aberrazione cromosomica, ma è il modo in cui queste cellule, che peraltro sono linfociti che diventano di memoria, si immortalizzano per difendere se stessi o il tessuto e per farlo usano un gene antiapoptotico che si chiama BCL2 esponendolo continuamente all'enhancer delle immunoglobuline. Cosa c'ha di stocastico questo? È un meccanismo intelligente, tra virgolette, da parte della cellula di utilizzare questo gene per non morire. Immortalizza le cellule e diventa pericoloso, chiaramente, perché gli linfociti B che continuano a prodursi diventano pericolosi. La cosa più interessante è che se andiamo, andiamo a vedere, noi lo troviamo pure nelle cellule endoteliali. Che sono cellule di derivazione embrionaria diverse dai linfociti, cos'è un contagio? Cioè, è chiaro che non ha niente di stocastico questo, questo è il tentativo dell'organismo di difendersi. Se voi andate a vedere nel Burkitt, per esempio, in Africa, dove lo trovate l'aumento dei linfomi di Burkitt? Dove ci sono insieme l'Epstein-Barr è il, il Plasmodium falciparum. Voi trovate una traslocazione che è analoga, perché vedete che in questo caso è il c che è un oncogene, che viene attivato, ma viene attivato perché viene esposto all'enhancer delle immunoglobuline, vedete, 2, 14, 22, sono i tre cromosomi che producono le catene del... Quindi di fatto il meccanismo è sempre questo, andate in Bielorussia, andate in Ucraina, trovate tantissimi bambini che hanno la traslocazione del c -ret. non è un'aberrazione cromosomica, è un tentativo di difendersi. Se voi andate a vedere con Renzo, abbiamo fatto questo, dicevo, l'ultimo suo studio. Siamo andati a vedere il, eh, il gene di cui parliamo, l'MLL1, è caratteristica proprio dei tumori del primo anno. È un gene che produce la metiltransferasi, trasloca con altri 70 geni. Cosa c'ha di stocastico? Cos'è un'aberrazione cromosomica questa? Lo sapete eh, dove lo si trova uno studio, per esempio, che dimostra che l'ML1 trasloca se viene esposto il linfocita al bigon con la polverina bianca che mettiamo nelle case contro scarafaggi e formiche. Quindi, ancora una volta, come mai tutto questo non si sa? Si sa, non è che non si sa, se ne parla poco. Questo è il primo studio che siamo riusciti a pubblicare negli ultimi 4-5 anni. Adesso ne abbiamo pubblicati 2-3, ma sono veramente l'eccezione perché è difficile arrivare a pubblicare. La differenza è che Science, quell'articolo vergognoso ha fatto il giro del mondo, mentre questo l'abbiamo letto forse in mille persone. In questo articolo avevamo trovato che quest'uomo, che si chiama Firchow, era un grande patologo generale tedesco, nel 1870 avevano già capito che il cancro era una patologia, loro chiamavano embrionaria, perché vedevano queste cellule indifferenziate e si chiedevano come mai. E di fatto l'esempio classico è il teratocarcinoma, il teratocarcinoma è un... Gamete che anziché migrare verso il testicolo si ferma in addome, riceve quello che loro chiamavano segnali ectopici. Questo gli basta per evolvere in maniera sbagliata e forma i tre foglietti embrionari: ectoderma, endoderma, mesoderma, denti, capelli. Vi ricordate? Perché è interessante: perché se noi pigliamo il teratocarcinoma e lo informiamo con proteine embrionarie, un po' quello che cerca di fare, per esempio, Pier Mario Biava con le sue proteine, quello si blocca. Quindi altro che mutazioni stocastiche, altro che cellule impazzite, sono cellule che cercano di difendersi, sono le cellule staminali del tessuto che gli embriologi tedeschi vedevano come cellule embrionarie. Quindi è lì più le attivi, più per difendere il tessuto, più si attiva questo meraviglioso sistema che è un programma, vi dicevo prima, epigenetico che serve alle cellule embrionarie a migrare. Ecco perché dà le metastasi. Dalle metastasi perché a forza di bombardarlo lui cerca di andarsene, migra, attiva, il, non ha per niente una mutazione alla, alle basi. Allora ci sono tutti i dati molecolari, li abbiamo accumulati, li abbiamo pubblicati, non serve, finito, non serve a nulla perché questo signore continua a guardare lì. Continua a guardare lì, continua a cercare le mutazioni, continua a volerle correggere, continua invece, è vero: questo è uno studio addirittura del 2002 che se noi pigliamo un blasto, noi gli diamo una serie di informazioni, per esempio citochine ad hoc, non riusciamo a farlo trasformare di nuovo in un neutrofilo. Quindi si può fare, sì, la ricerca in questo però è agli inizi perché nessuno te la finanzia, perché questa ti produce con quattro proteine, con, con sostanze che non costano nulla, forse ti può produrre una cura diversa. Cioè abbiamo, in qualche modo è già riuscita la cosa, perché la leucemia promielocitica, come ricordate, era una delle più tremende leucemie dell'infanzia, l'acido retinoico, quindi una provitamina, la cura. Non la cura perché altera, perché cambia la traslocazione, semplicemente praticamente c'è la traslocazione e l'acido retinoico va ad aprire questi fattori di, di trascrizione, questo complesso trascrizionale che dà l'attivazione continua del gene. Quindi si può fare, ma in teoria sì, bisogna vedere se nei prossimi anni tutto questo verrà accettato, verrà trasformato in... Eh, ricerca diversa in applicazione diversa. Questo, se vi interessa, è ancora sul sito dell'IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Questa era una, 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 una monografia, ci sono ancora, sono ancora online. Questi che sono i, i tre o quattro capitoli in cui avevamo cominciato a introdurre questi temi. Se vi interessa anche, poi me lo chiedete, io vi do la mia mail. Questi sono gli ultimi articoli, perfino sulle Ionizing Radiation, cioè su, sulle radiazioni ionizzanti, il modellino del DAP. Stein break, cioè della rottura più o meno stocastica del DNA non tiene. In realtà le rotture sono sempre in certi punti specifici del DNA e sono rotture che servono al genoma a difendersi, trovando, riparandosi rispetto perfino agli X-rays, quindi è il genoma che si difende che dà il cancro. Ed ecco perché Renzo Tomatis prima di morire aveva scritto questi ultimi articoli, uno di questi diceva primary prevention, l'unica possibilità che abbiamo per salvare, tra virgolette, i nostri figli è la prevenzione primaria, è lavorare sui primi mille giorni di vita, è lavorare sui gameti, e lavorare sulla programmazione fetale, la medicina del futuro è questa, tutto il resto non è medicina del futuro. Se noi usiamo l'epigenetica, la metabolomica in questo ambito per studiare i primi mille giorni di vita e per aiutare i bambini a non progredire quando sono in qualche modo predisposti epigeneticamente e non geneticamente, noi non avremo fatto quello che invece dobbiamo veramente fare. Complimenti. <clears throat>